Ogni volta che voi cliccate su un video del genere, io lo so che voi volete sentire via il cappello e fuori l'uccello. Ah, e fidatevi che questo episodio ha delle cose veramente assurde, ma veramente assurde. Ero stra indeciso se voler raccontarlo oppure no. Sicuramente gran parte di voi non mi crederanno, però vecchi, lo racconto. Intanto andiamo in partita. Dopo che hanno disattivato nuovamente la modalità quella degli zombie, cioè vabbè. Era l'estate scorsa e io in quel periodo da poco mi ero lasciato con la mia ragazza del tempo. Quindi ero un uomo libero. E chiaramente un uomo libero cosa fa? Va a farsi un milione di tipe? No, però a volte sì. E in quel caso io lo feci. Più che altro una sera siamo usciti con dei miei amici e come al solito ci vedevamo in un parchetto vicino a casa mia. Fatto sta che nella nostra compagnia due nuove tipe erano spawnate. Qualcuno le aveva portate, qualcuno che io non conoscevo neanche aveva portato queste due nuove tipe. Ora c'era quella figa che ci provavano tutti ma nessuno ci riusciva ed era bionda, e poi c'era sua sorella che era mora e che diciamo aveva meno prestazioni fisiche, possiamo dire, era meno figa. Diciamo che queste tipe erano nella nostra compagnia da un po', tipo facciamo una settimana e mezzo. Però fate conto che noi ci vedevamo praticamente ogni sera, quindi di conseguenza ci vedevamo molto spesso. Tutta la gente ci aveva già provato un milione di volte con le varie tipe. Al che io e mio amico, uomini studiati, diciamo aspetta un attimo qua, aspetta un attimo. E siccome sto mio amico c'ha una specie di villetta o comunque ha la taverna grande, facciamo una festa domani. Sicuramente non l'avremo fatta, ok? Era tanto una scusa. Era giusto per avere il numero delle due tipe. Facciamo una festa domani. Ok, tutti sì, wow, fighissimo. Qua là, alcol, si beve, si spacca, sì. Cosa ho appena fatto? Al che io mi giro verso la tipa bionda, quella figa delle due, e gli dico: guarda, noi facciamo una festa domani, vuoi venire? E mi fa: boh, non lo so, non conosco benissimo nessuno. E il faccio: e quindi cos'è? Stai da sola a casa e ti annoi? Dai, vieni, ti diverti. E quindi lei fa: sì, va bene, dai. Al che io gli faccio: vabbè, dammi il numero che così ti faccio sapere, insomma. E lei: ok, mi dà il numero. E il primo obiettivo era stato completato: ottenere il numero della tipa. Stranamente al mio amico piaceva la tipa mora, quindi in realtà che cosa gliene fregava. Quella stessa sera, alla fine, quella stessa sera poi gli scrivo: guarda, i genitori del proprietario là, del ragazzo della casa, della taverna, gli hanno detto che non può fare la festa perché arrivano dei parenti, lui non lo sapeva, quindi non facciamo la festa domani. E fa: ah vabbè, dai, pazienza. E gli faccio: come stai? E iniziamo a parlare, no? Forse era l'una di notte, una roba del genere. Siamo stati a parlare fino alle 5 di mattina, ragazzi. Fino alle 5 di mattina. In quel periodo parlavo con un sacco di tipe fino alle 4 di mattina, così. Vabbè, insomma, ci sentiamo una vita. Ho capito che c'era un feeling assurdo, ma proprio veramente assurdo. Ma la mia giocata migliore, quella che dici proprio GG bro, hai fatto 30 kill, solo squad, proprio 6 OP, è stata quando a una certa gli faccio: però vedo che tanti ci provano con te, ma comunque tu non ci stai con nessuno, come mai? E lei mi fa: perché tutti pensano solo a scopare e nessuno insomma si interessa a me. E io lì ho capito che potevo giocarmela da Dio e portare a casa il piatto. E gli scrissi: infatti io ti ho chiesto come stai. E lei fa: lo so, infatti sono stato a parlare con te fino alle 5, mi trovo bene, bla bla bla. E io ho detto: bene, questa è fatta, easy. Raga, il giorno dopo al parco ci stavamo facendo di brutto ed è stato bellissimo, perché arriva un altro amico della compagnia, rumeno tra l'altro, obeso tra l'altro, e tipo mi vede da lontano, non capisce se sono io, capisce che è la tipa con cui praticamente ci provano tutti, e fa cioè tipo veramente fa. Allora, io avevo l'albero alle spalle, la tipa era davanti a me e lui era dietro la tipa in lontananza, che aveva capito che eravamo noi due e ha iniziato a fare le robe strane. Ma ragazzi, fidatevi, ancora non avete sentito niente, fidatevi. Fate conto che le iterazioni con sta tipa sono durate circa una mezza settimana, facciamo. Diciamo sì, probabilmente sono durate mezza settimana. Una sera usciamo tutti e quattro in macchina, più un altro nostro amico. Quindi eravamo due amici e le due tipe, quella bionda e quella mora. Vi ricordo che quella mora piaceva al mio amico, quello della festa, eccetera. E ragazzi, è stato epico, perché siamo andati a bere in un posto. Io non potevo bere perché guidavo, però il mio amico cui piaceva la mora invece aveva bevuto un sacco, ma proprio un sacco, proprio più di quanto avrebbe dovuto bere.
tanto che aveva bevuto così tanto che non stava bene e voleva andare a casa. Ragazzi, non bevete troppo, perché veramente poi state veramente male e vi fa spaccare di brutto. Al che io lo devo portare a casa in macchina. Per fortuna era di strada, perché noi in teoria avremmo dovuto dormire da quelle tipe lì, ok? Entrambi. Al che io lo accompagno davanti a casa. Invece il nostro terzo amico, anche lui era già andato a casa, perché lui non doveva dormire con le tipe. Il mio amico tutto ubriaco scende dalla macchina e fa: ciao. Fate finta che il nostro terzo amico si chiamasse Filippo. Fa: ciao Filippo. E io gli faccio: ti sei reso conto, vero, che hai salutato un sedile? Non c'è nessuno lì. Te ne sei reso conto, vero, bro? E lui mi fa: ah, sì, vabbè. Mette la mano in tasca, sente che non ha il portafoglio e dice: cavolo, ma hai per caso il mio portafoglio? E gli faccio: no, hai la giacca di pelle dietro. Allora lui prende la giacca, lui prende la sua giacca, tipo che era sul sedile dietro dove c'erano anche le due tipe, e fa il movimento come per mettere il portafoglio in tasca. Cioè lui prende la giacca, se la mette in spalla e fa così sul fianco come per mettere il portafoglio in tasca. Raga, siamo stati lì fermi 5 minuti a sbrigarci dalle risate. Sapete cosa significa 5 minuti? Era ubriachissimo. Io vado a casa di ste due tipe. Allora la sorella si mette a dormire, la sorella Mora, tanto comunque il suo tipo era ubriaco a casa sua, e io invece sono stato in balcone a casa di ste due tipe lì. I loro genitori erano via, perché comunque era estate, tipo non ho capito bene dove fossero, però fatto sta che vanno via. Shit, l'ho rischiata tantissimo questa. A una certa andiamo verso la camera da letto e iniziamo a farci di brutto. Cioè si inizia a limonare di brutto. La sorella stava dormendo, loro avevano il letto matrimoniale, quindi dormivano nello stesso letto, quindi dovevamo stare strastretti nel nostro spazietto. A una certa, ragazzi, e io lo so che qua non mi crederete mai, lo so benissimo, non mi crede mai nessuno, ma io vi giuro, dovessi morire qua adesso, ve lo giuro tantissimo, ragazzi, la sorella si è svegliata. Praticamente ha visto me lì, tipo che ero paralizzato, ha visto la tipa sopra di me, si è praticamente messa sopra il mio ginocchio, perché la tipa era sopra di me sui fianchi, lei si è messa praticamente sopra un mio ginocchio e hanno iniziato a farsi. Le due sorelle hanno iniziato a farsi, ve lo giuro. Ragazzi, io ve lo giuro, cioè veramente, io vorrei avere un video, vorrei avere la possibilità di far vedere il suo ricordo proprio in live, Dio. Io ho capito che c'era qualcosa che non andava e ho detto: guarda, sinceramente, no. E tra una cosa e l'altra scoprì che entrambe erano 2003. Erano 2003. Avevano 4 anni in meno di me, ragazzi. 4 anni in meno. Erano 2003. Vi dico solo questo, 2003. Io ho detto: guarda, grazie, grazie di cuore, è stato bello comunque stare qua, grazie davvero, però mi sono ricordato che devo andare via. Ho preso, ho chiamato un mio amico che abitava lì vicino, fortunatamente lui era sveglio, e gli faccio: scusa vecchio, posso dormire da te oggi, che non ho voglia di guidare fino a casa? E lui mi fa: sì, che è successo? E dopo ti racconto. E sono scappato via e non mi sono fatto più sentire da quelle due tipe maledette, veramente, ragazzi. Io non ho, forse questa è forse è la storia più assurda che io vi abbia mai, cioè che vi racconterò mai, perché veramente è stato qualcosa di veramente assurdo. Quando l'ho detto al mio amico ubriaco: guarda che ha 4 anni in meno di noi questa tipa, sono sparite quelle dalla nostra compagnia, non volevamo più vederle. Ma vecchi, ma perché non sembrava fossero 2003? Cioè il mio limite massimo sono le 2002. Le 2002, vabbè, posso dire ok, va bene. Però il problema non solo era che loro erano 2003, ma erano 2003 di ottobre. Invece io sono sono 1999 di marzo. Quindi in pratica io non ho 4 anni in più di loro, ne ho praticamente 5. Ho detto basta, basta. Tra l'altro questo video è offerto da Gamingueria, che mi ha inviato questo veramente fighissimo coso, con cui vedrete tantissimi video, soprattutto interviste, tipo, che è fatto per tutti i gamer della Play, perché veramente tantissimi hanno sedie da gaming per il computer eccetera, ma nessuno pensa mai a quelli che sono i giocatori da PlayStation. Quindi in pratica mi hanno inviato sto coso, che è comodissimo, ti metti qua e giochi alla PlayStation. Chiaramente te lo puoi spostare come vuoi, se io mi voglio mettere qua, mi sposto qua e mi metto i piedi su questo, eccetera eccetera. Poi tra l'altro la roba figa è che veramente non pesano niente, o almeno posso far finta che pesino un sacco, così da dire guarda che pesi. E hanno tutte le tasche qua, anche questo ha le tasche qua apposta per mettersi le bibite, i joystick, qualsiasi cosa. Veramente è fighissimo, è comodissimo, e uno si mette qua e gioca alla Play dalla mattina alla sera, proprio comodo.
fighissimo, ragazzi. Trovate il link in descrizione. Portatevene a casa uno. E poi ho anche questo cuscino super fighissimo.